Speravo che quel capitolo della mia vita fosse chiuso. Invece, dopo tutti questi anni, la ferita che mi ha inferto Amanda Knox si riapre ancora. È molto difficile dimenticare quello che mi ha fatto. Non auguro a nessuno essere innocente e passare quello che ho sofferto io, ma la vita continua e devo guardare in avanti. Aspettiamo la sentenza, ma se la Cassazione darà ragione ad Amanda e farà cadere il reato di calunnia, lei chiederà un risarcimento milionario all'Italia, sostenendo di aver passato ingiustamente 3 anni in prigione. Lei ha capito che in questo modo può avere tanti soldi e attacca me per ottenere milioni dall'Italia. Parla così Patrick Lumumba, un cittadino congolese incarcerato il 6 novembre 2007 a causa delle false accuse di Amanda Knox riguardo all'omicidio di Meredith Kercher. Quest'ultima era una studentessa inglese che fu assassinata nella sua residenza a Perugia, in via della Pergola, proprio all'inizio di novembre dello stesso anno. L'unico individuo condannato per questo crimine è stato l'ivoriano Rudy Gede, il quale, nel frattempo, è stato rilasciato dopo aver scontato una pena di 13 anni di carcere. I due altri imputati in un processo separato, ossia l'americana Amanda e il pugliese Raffaele Sollecito, sono stati invece assolti dalle accuse. Tuttavia, è importante sottolineare che Amanda Knox è stata condannata a 3 anni di prigione per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, il quale era stato inizialmente indicato come l'assassino da Amanda poco dopo l'omicidio. Patrick Lumumba gestiva un pub a Perugia, dove anche Amanda aveva lavorato e ha trascorso 14 giorni in carcere prima che gli investigatori realizzassero che non aveva alcuna connessione con il crimine. Amanda Knox ha cercato di giustificare le sue false accuse nei confronti di Lumumba, affermando che aveva subito presunte pressioni da parte degli investigatori durante il suo interrogatorio. Questo interrogatorio è avvenuto quando Amanda non era ancora formalmente indagata, ma era stata chiamata in qualità di persona informata sui fatti, e ciò è avvenuto senza la presenza dei suoi avvocati. Sulla base di queste ragioni, gli avvocati di Amanda hanno rivolto il loro appello alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In seguito a una decisione favorevole da parte di questa Corte, ora i legali di Amanda stanno chiedendo alla Corte di Cassazione la revoca della sua condanna per calunnia. Attualmente Patrick Lumumba vive in Polonia, a Cracovia, insieme alla sua compagna polacca Aleksandra Kania e i loro figli David e Olivia. Lumumba ha dichiarato: «Il 12 ottobre ci sarà la pronuncia della Cassazione. Voglio aspettare la sentenza, ma sono sconcertato dal tentativo di Amanda di far cancellare la condanna. È chiaro che sta cercando solo i soldi, perché insiste sul fatto che gli inquirenti l'abbiano costretta alla confessione, come a dire che l'Italia mi ha calunniato attraverso lei, costringendola a fare il mio nome». Nell'atto di presentare il ricorso, gli avvocati di Amanda hanno sfruttato una scappatoia giuridica resa possibile dall'introduzione di un nuovo articolo nel codice di procedura penale, il 628 bis, nell'ambito della riforma Cartabia. Questo articolo offre la possibilità di annullare gli effetti dannosi delle decisioni prese in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Questa opportunità è diventata concreta grazie alla decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha stabilito che alcune violazioni delle procedure avevano compromesso il diritto di Amanda all'assistenza legale e all'interpretazione. Tuttavia, secondo Carlo Pacelli, l'avvocato di Patrick Lumumba, queste violazioni non avrebbero avuto un impatto effettivo sul verdetto. L'ultima sentenza, sostiene l'avvocato, è stata pronunciata al termine di un processo equo, che ha chiaramente dimostrato come l'americana fosse colpevole di aver calunniato Patrick. Queste colpe sono state stabilite in modo incontestabile da tutte le corti di merito e dalla Corte di Cassazione. Pertanto l'avvocato di Lumumba è fermamente convinto che la Cassazione confermerà questa sentenza. Inoltre è importante notare che Amanda avrebbe avuto molte opportunità per ritrattare le sue dichiarazioni, ma ha continuato a incolpare ingiustamente Lumumba. In conclusione, l'avvocato Pacelli afferma: «La calunnia è stata piena e reiterata, e la condanna a suo carico non può essere revocata».